Per quanto riguarda le abitazioni principali, che ripeto sono escluse dalla tassazione patrimoniale e potrebbero essere sfiorate dalla tassazione sui servizi indivisibili, sono stati destinati 500 milioni, è stato individuato... È stato individuato un fondo a Mussolini. Ci sono altri che preferiscono altri tipi di confronto, c'è stata qui una esemplificazione, diciamo, weberiana, un intervento ed un contributo al dibattito del quale ringraziamo caldamente, e anche questo sarà in qualche modo un tema, diciamo, di riflessione per il nostro elettorato. Grazie. Grazie, ovviamente per il ministro Alfano che non era, il presidente Alfano che non era presente, era una comparsata di una nostra collega parlamentare di FI. Senatore, vi danno dei buffoni, come farete? Chi ci dà dei buffoni? Allora, prima che lei arrivasse qui alla conferenza stampa, c'è stata una irruzione della sua ex collega senatrice Mussolini e ha strillato buffoni, buffoni. Scoprendo le sue doti di donna di spettacolo, mi sembra che negli ultimi tempi abbia fatto esibizioni che la riportano ai suoi tempi d'oro, in cui era certamente più interessante. Ha un po' perso il ritmo, mi sembra, delle sue ultime esibizioni. Cede troppo ad un spirito di rivalsa che la rendono antipatica al pubblico, mentre invece io lo ricordo 20 anni fa, solare, giovane. È significativo che una parte degli ex colleghi del PDL, quindi Forza Italia, sono molto aggressivi nei vostri confronti. Noi sopportiamo tutto. Abbiate lo stesso leader. Noi sopportiamo tutto. Un'altra. Questione di stile, ognuno ha il proprio stile e la propria educazione. Come si mette qua la cosa con Forza Italia? Loro vi danno dei buffoni. Forza Italia, loro se scelgono di fare un anno e mezzo di campagna elettorale è una scelta politica, ma non va certamente con l'insegnamento che il presidente Berlusconi ci ha dato, la moralità del fare, gli interessi del paese e portare il paese fuori dalla crisi. Grazie.